ogni anno ricorre a settembre con il ponte vestito di luci, ponte d'era e le dolci figure. Si parte dal corso Matteotti e a diritto fin nel corso Italia, animando così dappertutto e godendo profumi nell'aria. Una gioia per i babbi, le mamme e i bambini. Espongono gli artisti dolciai di tutti i paesi vicini. E quest'anno hanno premiato un artista davvero speciale. Con pasta di mandorle aveva fatto un pianoforte musicale. I semitoni avevano la forma della vespa. Le ottave erano contrassegnate da un ombrello. Su un pentagramma a sfoglia bianca spessa un dito spiccava note scritte e colorate col candito. E a quel dolce, proprio a quello che hanno dato il premio del più bello. C'erano le guglielmine, le sdrucciole, i fiappetti. E tutti a naso ritto fra tanti bei dolcetti. Le luci messe al ponte facevano una magia. Facevano sembrare che l'era somigliasse più a una via, che andea a sparir laggiù dell'Arno, po' lontano, a dirgli della festa, di quell'artista e di quel piano. Dei dolci, dei dolciai, della gente e dei bambini è scritto sulla guida dei ghiottini toscani. Anche Mario Del Mannucci, direttore del quotidiano, ha scritto: questa festa ogni cruccio tien lontano.